bene, in questo momento si trova a Lecce con i suoi familiari, è stato ritrovato in provincia di Caserta, gli accertamenti sono ancora in corso, ma riteniamo che insomma sia la città di Aversa dove è stato trovato, quindi subito dopo è stato ricondotto dai familiari a Lecce. Questo l'esito positivo è anche stato anche dovuto all'intensa attività 29, la Salice Salentino. Nella stessa giornata è stato visto da alcune telecamere, la telecamera precisamente qua alla stazione ferroviaria di Lecce, e successivamente ci sono state numerosissime segnalazioni, perché uno dei problemi di queste situazioni, un ragazzo insomma anche abbastanza piccolo, 14 anni, uno dei problemi di queste situazioni è che si accavallano le segnalazioni, viene visto nella zona di Roma. Qualche segnalazione la abbiamo su Ostia, segnalazione che diciamo per un valore conoscitivo viene ancora verificato, però che ritengo abbastanza attendibile, la prima segnalazione attendibile che ci arriva dopo l'avvistamento della telecamera a Lecce, e questo ci porta nella zona di Roma. Nella zona di Roma il ragazzo viene inquadrato nello stesso giorno, in più momenti, una serie di attività in collaborazione con la famiglia, e il ragazzo viene riconosciuto senza ombra di dubbio come lo scomparso. Quindi si avviano ulteriori ricerche, a questo punto insomma non sappiamo di essere abbastanza vicini all'obiettivo, e stanotte abbiamo questa notizia.